per i più sono Ricotta di Romanzo Criminale e Giulio di Tutti Pazzi per Amore, ma sono dei cantanti strepitosi, Giorgio Caputo e Luca Angeletti. E devo dire che non è mica scontato, Luca, che gli attori abbiano anche una bella voce. No, in realtà no, noi diciamo non fate, che... Allora ragazzi, non mi fate i timidi, non mi fate gli umidi, perché gli umidi, perché siete meravigliosi. Allora, l'orchestraccia è qualcosa di bello e potente. Sì, l'orchestraccia è un grande viaggio che è iniziato circa 10 anni fa con, sui campi di calcio con questi amici. E... C'è sempre il pallone di mezzo. C'è sempre il pallone. C'è sempre il pallone di mezzo. È nato come una cantata sotto la doccia e poi abbiamo detto ok, usiamo questa nostra verve, no? Attoriale e musicale, per uniamo le forze, musicisti, cantanti, attori, per dare vita a uno spettacolo unico, perché poi insomma è una cosa che si faceva tanto tempo fa, il teatro canzone, no? E noi abbiamo rispolverato questa forma di spettacolo riaggiornandola, partendo dalla tradizione, analizzandola non come una cosa vecchia, ma esatto, antica. Attualizzandola, no? Antica, come dice, quindi con il rispetto giusto che si deve alle cose antiche, ma assolutamente attuali. Giorgio, ma voi dall'inizio, intanto vediamo anche la formazione. Siete tutti, sembrate degli avanzi di galera. Guardateli tutti quanti, fissateli, eppure... Sono dei talenti straordinari, perché, posso dirvi una cosa, sapete emozionare, e ve lo dico da napoletana, da non romana, interpretando dei testi molto conosciuti nella maggioranza dei casi, ma lo fate alla vostra maniera. Giorgio, voi recitate mentre cantate, ma avete tirato fuori anche una preparazione vocale che non è veramente da tutti. Allora, dalla partita di calcio al palcoscenico, a 10 anni di teatro e quindi di dirette con il pubblico. Voi avete studiato, avete affinato la tecnica, facci capire, saliamo sul palco con voi, come le vivete quelle 2 ore di concerto? No, sì, sicuramente diciamo che c'è stata una grande crescita del gruppo e nostra in particolare, che si può vedere dagli inizi ad oggi, insomma, diciamo che sicuramente abbiamo affinato la nostra tecnica in maniera importante. Detto ciò, no, per noi il palco, vabbè, è una seconda casa, sia come attori, nel senso che comunque avevamo una dimestichezza con quel luogo, con quelle tavole, e poterci portare la musica è stato per me almeno una scoperta, nel senso, a me mio padre mi diceva quando ero bambino che ero stonato e che non... papà, anche i papà si sbagliano, e che non era la mia cosa quella, non era la tua strada. Per tanto tempo mi ero molto timido a cantare, a provare così, poi dopo questo vocione che ho, certo, mi sono accorto che in realtà aveva delle grandi possibilità, quindi questo proprio a livello personale per me è stata una grande scoperta. E invece insieme al gruppo ovviamente siamo cresciuti, abbiamo imparato quelle che sono le dinamiche della musica, ovviamente ne abbiamo imparate anche ad amare, perché certo, sono molto diverse dal teatro. E quello che esce fuori è uno spettacolo veramente indimenticabile. Ce ne andiamo in pubblicità e poi torniamo qui, perché sanno anche scrivere le canzoni. Da una decina d'anni imperversano nei piccoli teatri e nelle piazze uomini e una voce femminile dell'orchestraccia. Marco Conidi tra i promotori, ma oggi abbiamo la fortuna di avere Luca Angeletti e Giorgio Caputo, che hanno svestito per un momento i loro panni da attori, hanno schiarito l'ugola e danno il meglio di sé con performance che sono anche faticose, perché poi puoi avere 2 ore, 1 ora e mezza. Luca, non è da tutti. Sì, abbiamo iniziato, avevamo un'altra età. Adesso... diciamolo, insomma, eravate un po' più giovincelli, su via. Adesso devo dire che 2 ore sul palco si fanno sentire, si anche a livello fisico e di fiato, no? Perché poi uno quando balla, canta, salta e insomma, a un certo punto ci sono delle uscite e delle entrate, pensate anche per riprendere fiato un attimo. Luca, io ti ho fatto una domanda prima. Voi siete partiti per puro divertimento, perché se non vi foste divertiti all'inizio non vi sareste messi in gioco. Però poi dopo avete cominciato a vedere che ai vostri concerti viene la nonnina e viene il bambino di pochi anni che balla con voi, che lo stornello romano rivisitato acchiappa anche quello che forse non ha mai sentito parlare in romanesco. Avete capito che avete quasi un potere, che è quello di intrattenere,
di recuperare il bagaglio culturale di una tradizione che non va persa. Insomma, avete capito che state diventando importanti, Luca? Fondamentalmente noi parliamo alla gente della gente, perché poi la cultura è quello. Prendiamo i temi universali, l'amore, la gelosia, la difficoltà di stare nel mondo, la società, la difficoltà economica, cioè sono cose che esistono da sempre e le rivalutiamo, le rielaboriamo a seconda di quello che succede oggi. Ci sono dei pezzi originali nostri che raccontano questo, che sono da stimolo, anche Dai, questo che stiamo vedendo, sono Dai, Dai è per un il loro... a reagire. Scusate, no? Sfondate una porta aperta. Noi abbiamo un pubblico planetario e non scherzo, non ridete, perché ci arrivano le lettere dal Messico. Anzi, io dovevo ringraziare Antonio, vero che internet ormai ci porta ovunque. Giorgio, guardami negli occhi, non mi fare il ricotta di romanzo familiare, no, perché saresti un po' più truce, ma insomma, fai esattamente romanzo familiare. Dimmi soltanto una cosa, dammi una spiegazione da Zingarelli o da Treccani di Daie alla signora che ci vede dall'Inghilterra, forza! Vabbè, cominciamo a dire che dai è l'imperativo del verbo dare. Oh, mi raccomando, siete tutti consapevoli, imperativo del verbo dare. E a Roma significa veramente tutto, e passa dall'esortazione, dai, ce la puoi fare, ecco, al basta, fermati. Dai, adesso dai, hai stufato. Esatto, quindi sono... 360 gradi. E allora, se volete sentire tutte le declinazioni di questo dai, vi prego di andare su YouTube, perché trovate delle cose magnifiche raccontate dall'orchestraccia. Luca, voi però avete capito a un certo punto che, dalla vostra esperienza di attori, di musicisti, di cantanti, poteva arrivare qualcosa in più, e vi siete messi in mezzo anche in mente anche di scrivere le canzoni. Certo. Cioè di ribaltare, rispettando anche il senso di alcuni testi, di ribaltare anche delle cose che davamo per assodate. Sì, devo dire, poi c'è stata una fase, e c'è una fase tuttora, dove partiamo, analizziamo anche l'innocenza, perché poi spesso dalla fatica della vita uno prende spunto per avere l'esigenza di tornare bambino, tornare indietro, no? Quindi ci sono brani anche come... andremo a vedere fra poco, si può spoilerare. Sì, andiamo un accenno così veloce. Che parlano dell'innocenza dei bambini. Spesso ci sono anche dialoghi durante lo spettacolo. Io personalmente leggo una lettera a mio figlio, dopo una storia, insomma, di rapine, di difficoltà. C'è sempre l'esigenza di comunicare a un pubblico temi universali, parlando come se si parlasse ai bambini, no? Perché spesso le grandi domande hanno delle grandi risposte. E vengono anche da loro le grandi domande, paradossalmente. Allora mi fa piacere che adesso ci facciamo per un secondo serie. Io credo che tutti noi conosciamo Il Piccolo Principe, ma vi dico di non solo ascoltare, ma di inchiodarvi alle parole in questo viaggio voluto dal nostro Giorgio Caputo. Perché Giorgio, quando ho scoperto che Il Principetto era opera tua, io mi sono commossa. Il Piccolo Principe diventa Il Principetto nella tua canzone, ma ho immaginato un uomo che ci avesse messo tutta la passione e l'amore per i bambini nello scrivere questo testo. Questa è l'impressione che ho avuto io. Come nasce questa meraviglia? Sì, insomma... Vabbè, io approfitto anche per dire che sono da poco diventato papà, da due settimane. Dai, e si vede, dai! Dai! No, questa cosa appunto parte sì dall'amore per i bambini, ma anche dall'amore che ognuno di noi dovrebbe avere per il proprio bambino interiore, per ritrovare quella innocenza e quella freschezza che c'è dentro ognuno di noi e che spesso la vita ci porta un po' a trascurare, e invece è molto importante proprio per la riuscita armonica dell'essere umano. Giorgio, ti vogliamo solamente sentire Il Principetto, l'orchestraccia, Giorgio Caputo. Luca, ci mettiamo qui. Ai grandi le cose gliele devi sempre da spiegare, non capiscono mai niente, e i ragazzini si stancano a spiegargli sempre tutto. Disegnami una pecora. Cominciò così, un giorno all'improvviso.
E il principetto se ne stava lì al tramonto, con i capelli ricci del color dell'oro, e dentro al petto un po' di turbamento, perché una rosa gli aveva scippato il cuore. Con tutto il bene io mica avevo capito, e m'ha rimessi a lavorare il motore, ma quello storto è ancora un po' ingrugnito. Comincio piano a sussurrarmi ste parole: non fermate all'apparenza, che spesse volte te confonde, perché lo sai, l'essenza sempre all'occhi s'anni sconne. E se fa la differenza, se tra tanti scegli in fiore, non puoi più farne senza, si t'ha domesticato il cuore. Quel ragazzetto pieno di malinconie, per la sua stella coi baobab e i vulcani, s'aggrappava a quella malattia per farseli sembrare meno lontani, e per distrarlo gli allungavo una boraccia. Ora un po' d'acqua te può far bene al cuore, ma quello ormai già preparava la valigia. Col serpe apparecchiava un viaggio chissà dove, non darezza all'apparenza, che troppe volte te confonde, perché lo sai, l'essenza all'occhi sempre s'anni sconde. Perché fa la differenza, si tratta tanti scegli in fiori, non puoi più farne senza, si dà domestica del cuore. E l'ho imparato da quel piccolo viandante, se può credere solo a numeri e parole, che sia un cappello oppure un elefante, gli occhi sono ciechi, tocca cercare col cuore. Ma che meraviglia! Vieni Luca Angeletti, Giorgio Caputo, il piccolo principe in una parola, non dar retta all'apparenza, ma siete meravigliosi. Grazie, l'orchestraccio. Tornerete in grande spolvero con tutta la band. Grazie, bella la vita.